Col signor Rodolfo, qui abitante della zona, approfittiamo di questo momento di schiarita in questa giornata abbastanza brutta per vedere un attimino l'area che è attenzionata appunto per i prossimi siti di stoccaggio e di smaltimento dei rifiuti a Roma. Allora, come vedete qui alla mia destra abbiamo l'inceneritore dei rifiuti ospedalieri, e pochi metri più in là c'è sta Malagrotta, la raffineria ed altro, insomma. Poi qui alla mia sinistra, come vedete qui i campi coltivati, quella collina che si vede dove stanno quelle due torri di alta tensione, quella più a sinistra è dove abbiamo fatto la manifestazione il 1° gennaio, che ci siamo legati al traliccio insieme a Emanuela D'Antoni. E come vedete quella collina che si vede così bella verde sulla sinistra finisce in un dirupo. Così adesso vedete, se un bambino passa lì, arriva fino a lì e si ritrova con 30 e passa metri in discesa, che lo vedremo poi più avanti dal traliccio che vediamo sulla destra, ci metteremo lì per vedere tutta la situazione. Ok, allora ci attrezziamo e andiamo appunto a casa del signor Rodolfo per vedere anche immagini da un'altra prospettiva. Allora, adesso siamo nella parte opposta di dove stavamo prima, praticamente lì non c'è questo traliccio dove appunto ci siamo incatenati. Sulla vostra destra vedete la collina di cui parlavo prima, tagliata a 90 gradi senza alcun tipo di protezione. Poi sulla sinistra vediamo l'altro traliccio dove andremo a vedere come la visuale. Come vedete anche dove alla base, diciamo, dello scavo del traliccio, lì ci stanno delle acque che le sono riaffiorite con gli scavi. Poi andremo a vedere pure il laghetto che è comparso dopo che è sparita la collina da qui. Ok, adesso qui ci troviamo, diciamo, quel traliccio ad alta tensione che vedevate a destra, e sarebbe questo qui. Quello che sporge lì è la ciminiera dell'inceneritore per rifiuti ospedalieri. Man mano che ci spostiamo un pochetto vediamo Malagrotta. Non so se si riesce a vedere quella piccola fiamma. Sì, penso che si riesce a vedere. Sarebbe, diciamo, il gas che produce la discarica quando non è di qualità, viene bruciato, quindi anche questo abbiamo. Poi un po' più verso destra si vede gli insediamenti urbani, che sono delle edilizie agevolate, quindi con permessi del comune, tutto quello che vedete lì di fronte. Là in fondo quel palazzone grigio è la Regione Lazio, quindi penso che da lì si poteva vedere benissimo cosa stava accadendo qui. Il palazzo di questo, sì, di Lazio. Ok, ancora più a destra, altri palazzi. Il palazzo rosso di edilizia agevolata? Sì, sì. Lì dove c'è la gru pure. E come abbiamo visto prima, adesso qui sulla mia sinistra, questi sono gli scavi dei Monti dell'Ortaccio. Quello sarebbe il traliccio, diciamo, dove si è fatta la manifestazione. Sulla nostra sinistra adesso, come vedete, ci stanno dei campi coltivati. Sulla sinistra, su questa parte che è stata scavata, dove si vede quel piazzalone di cemento, questo è già stato sequestrato dalla magistratura. Invece sulla destra, dove sono i camion parcheggiati, si ha il permesso per scavare. Una cosa che non riusciamo a spiegarci è che nel 2006 i lavori sono stati fermati per lavori abusivi. L'impresa ha pagato una multa di allora 35.000 euro, e poi stranamente questa zona ha cambiato destinazione d'uso, è diventata agricolo-mineraria. E poi sono stati rilasciati i permessi per continuare a scavare. Sì,
Allora, questo laghetto, in realtà, non, anche se il privato di cui tanto si fida il prefetto Sottile afferma che sono acque piovane, è una falda acquifera che è venuta fuori appunto scavando la collina che c'era qui davanti. Perché io quando sono venuto nel 99, nel 2000 sono venuto perché, anzi scusate, sono venuto nel 99, ho comprato perché mi era stato detto che nel 2000 chiudeva Malagrotta e poi mi sono ritrovato anche questo scavo davanti alla finestra. Dicevo, davanti alla finestra c'avevo una bellissima collina e col tempo è cominciato a scomparire. Poi sono venute fuori queste acque. Grazie alla segnalazione dei cittadini è stato appurato poi che in effetti sono falde acquifere. So che sono venuti anche dalla magistratura, sono venuti i carabinieri e sommozzatori. E hanno appurato, sembrerebbe che abbiano appurato che, anche loro che sono falde acquifere. Come avete visto anche il passaggio degli aerei, che quando c'è sta lì in questo momento sta passando un altro, quando c'è il vento forte come oggi vanno verso la pista 1 e passano praticamente davanti. Aeroporto dei Fiumici non stiamo parlando, sì, quello che vedete là in fondo è Parco Leonardo, più in basso le case basse sono la Piana del Sole. Quindi dicevo, e poi c'è il grandissimo centro commerciale Parco Leonardo. Capire perché si continua a insistere in un luogo dove c'è una falda acquifera, come si vede da lì ci abbiamo il proseguimento di Malagrotta. Non riusciamo a capire come un prefetto possa permettere di fare una discarica sui posti, su un posto scavato abusivamente. Con le case vicine, come vedete, non so se si vedono, io non... fattorie, e se continua a insistere in questo luogo non riusciamo a capirlo. Vorremmo un intervento dall'Europa, qualcuno super partes, perché io personalmente parlo per me, io non mi fido più di nessuno, è tutto lì.